Ciao a tutti, vediamoci insieme come seguire questa ricettina di questi plum cake. Ho preparato tutti gli ingredienti, ecco qua le uova con lo zucchero, trovate le dosi all'inizio, lo yogurt naturale bianco, l'olio, poi la farina, la fecola, l'estratto di vaniglia e il lievito per dolci. Bene, vado a frullare le uova. E frullo fino a farle diventare belle spumose. Continuo a frullare fino a che non vedo, il composto bello soffice. Un altro pochino, frullo ancora un pochino. Dopodiché comincio a mettere i liquidi, l'olio di semi di girasole. Se volete usare il burro potete farlo, ma in questo caso c'è lo yogurt. Ecco, metto lo yogurt bianco, un vasetto. O se volete variare un pochino potete usare lo yogurt al cocco, ad esempio, oppure la fragola, così gli dà un sapore diverso. Con quello al cocco è molto buono anche. Ho provato a farlo. Ok, frullo ancora un pochino. Ecco qua. Ed ora metto il cucchiaino di lievito, un cucchiaino in po', mezza bustina praticamente. Poi l'essenza di vaniglia, se volete la vanillina va bene lo stesso, o addirittura la vaniglia sarebbe ancora meglio. Faccio girare un pochino ancora con le fruste e poi setaccio la fecola o l'amido di mais. E poi faccio la stessa cosa con la farina, oppure setacciate tutto prima, è la stessa cosa. Nel frattempo ho acceso il forno, così andrà a temperatura, ventilato a 180, però poi quando vado ad infornare abbasso a 170. Ecco qua l'impasto è pronto, ho preparato il contenitore in silicone, se volete potete mettere i pirottini dentro di carta anche, vedete, però io sinceramente preferisco fare senza perché l'ho già provato e stacca benissimo questo contenitore, quando li tiro fuori vengono fuori facilmente, quindi non serve la carta. L'impasto ne metto alla metà, diciamo, un pochino più su della metà. Poi, siccome ho soltanto un contenitore, quello che rimane, metterò i pirottini di carta. Questi sono 9, vedete? Ce ne vorrebbe un altro. Ok. E quindi il resto lo metto qui nei birottini. Siccome sono leggerini e tendono ad allargarsi, io li ho messi doppi così tengono un pochino di più. Ho messo anche un po' di granella sopra, però se volete, se no potete anche ometterla. E qui ce ne vengono tre, ce ne viene ancora un altro. Quindi ne sono venuti all'incirca 12, poi se riempite di meno il contenitore, ce ne vengono anche di più, dipende da come li volete alti. Ecco, una volta pronti, vado subito ad infornare e ho abbassato a 170 per 20 minuti. Eccoli qua, vedete, devono essere così scuretti, ma non troppo, dorati, diciamo. Vedete, si sono gonfiati, anche un pochino spaccati, che è la loro caratteristica. E sono pronti. Li faccio raffreddare ed ora vediamo
vedete, è facilissimo. Non attacca proprio questo contenitore, ne devo comprare un altro così. Vedete? Molto belli, sì. Questo è il punto giusto di cottura. Quindi 20, massimo 25 minuti, poi dipende dai vostri forni. Bene, amici, spero che vi sia piaciuto questo video. Comunque fateli, guardate come sono morbidi. Ecco, ne apro uno così lo assaggio subito. Sono morbidissimi, questi sono ottimi per la colazione con il latte oppure con il tè. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video. Un bacio.